Bravo. Sì, cazzo. Anche tu, tienili pari. Tienili. Oddio. Sì, ciao ragazzi. Cosa vuoi di più della vita? Tranquillo, rilassato. Qui che cosa faccio? Mi abbasso. Guardo l'uscita. Quella è in mezzo. Tutto cosa ruota davanti. Pessima gestione del freno anteriore. Qui hai bloccato tutto col posteriore. Ti do buono la postura. Eri centrale. Ottima la gestione dei freni, sempre un po' basso, ricordati mai la mascherina qui, perché se mentre stai facendo il gradone quella ti fa stunk sugli occhi, è la fine. Guarda l'uscita, gira la testa, bravo amore mio, cacchio, bravo! Apri i gomiti e respira, guarda bene l'uscita. Porca miseria, stavo per dirti bravissimo, perché qua sei stato proprio bravo. Là che cosa è successo? Ti sei tirato indietro e la compressione ti ha fatto quasi collassare indietro. Bravo. Respira, respira, respira. Ecco, questo anche ti fa capire l'importanza di tutti e due i freni. Qui hai bloccato col posteriore la bici, fium, ti è andata dritta. Arriva Delpo. Bravissimo, perfetto, solo che non sei riuscito a prendere la traiettoria tutta di là. Magari rallenta ancora un pelo e ti fai quella di sinistra che era quella che volevi fare. Bravo l'uscita, esagerato il sedere indietro qua sul ripido. Carica bene l'avantreno stando centrale. L'uscita, però non caricare troppo. Beh, caricato troppo. Era troppo sul dietro. Bravo, molto bene. Allora, l'unica cosa che ti critico, sei partito. Fermo, eh? L'unica cosa che ti critico è sei partito, ti sei alzato in piedi e ci hai messo almeno 6 metri per mettere bene i piedi sui pedali. Stavi per arrivare qui che ancora li dovevi cercare. Stai seduto, ne metti uno bene, parti a uno all'ora, metti l'altro, go! Sei bravissimo. Respira, guarda lontano, stai centrale. Bravo per il controllo dei freni, per la gestione. L'unica cosa, non andare indietro con il sedere. Se volete togliervi il casco e zaino, andiamo. Testa, gomito, ginocchio. Bravo amore, dai, non dire di no, fermati là sotto. Piedi. Non hai fatto niente. Piedi pari, c'è stato qualcosina, ma è tanto da rivedere. Gomito, culo in fuori, piedi pari però eri. Gomito di là, bravo! Iniziamo a aggiustare le cose, adesso il gomito l'hai messo, i piedi erano ancora pari, fa niente. Posizione è sempre questa, indietro con le gambe aperte. Bravo! Sì, cazzo! Esci da questa posizione, se ti parte l'anteriore ti pigliavi l'albero matematico. Oh, bravo amore, occhio però alla traiettoria e bravo Dielpo. Uno arriva qua, parte l'altro. Che bravo. No?
Va che bravo! Phil, non sento la tua voce. Perché facciamo di giustissimo, aspetta. Dove guardi, amore? Il piede esterno più basso, te. Anche tu, usa bene il giù del piede, non stare tra la metà e il giù. Cambia bene i piedi, cambiali. Ok, rispetto a prima molto meglio. Però tanto in avanti col peso. Guarda l'uscita. Il sedere esterno. E il gomito. Non aprire. Ok. Il ginocchio esterno caccialo più dentro la bici che rispetto a tenerlo fuori. Ok. Bene il culo in fuori, dai cacchio! Schiaccia la giusta bici. Guarda bene l'uscita. Ok. Allora, una cosa. Simone, giusto? Guardami. No, la testa così, la testa sempre dritta. Piano. Sto bello disteso. Rannicchio, distendo. Allora, hai fatto un buon pasticcio. Posso rifarla? Sì, sì. Vai. Va bene, buona. Va bene, hai fatto quello che richiedeva l'esercizio. Rosso, allora, poteva andare anche bene, ma perché lì hai fatto una piccola curvetta, la traiettoria era dritta. Bravo. Effettiva. Fuori la testa. Eccolo qua che ha scannato tutto. Esatto, hai sbagliato il tempismo. Hai fatto l'esatto contrario. Dove c'era da alleggerire hai appesantito e dove c'era da appesantire hai alleggerito. Prima cosa fondamentale, i gomiti, belli larghi. E poi mezzo e mezzo te la darei. No. Allora, sbagliato la traiettoria in entrata e noi ti avevamo chiesto di alleggerire per poi pompare, quindi fare stare la bicicletta attaccata al terreno, tu qua hai saltato, quindi non va bene. Poi entraci più piano lì, in quella fase lì. Bravo! Perfetto, bravissimo. Bravo, sei arrivato talmente a cannone in uscita che poi hai dovuto gestire in malo modo l'uscita, però qui perfetto. Andrea, va bene, occhio però, c'era l'albero, ci sei passato tanto così, stai un pelo più centrale. Gomiti larghi e non giù e respira. Va bene. Guarda più avanti, Ste, però il resto andava bene. Lascia andare o stacco? Piega il piede esterno, tienilo molto più giù rispetto a come lo tieni, in modo che dai più pressione in curva. Aspetta, perché c'è già l'altro. Andrea, fai il cambio piede nelle curve senza appoggio, non tenerli mai pari. Anche tu, tienili pari, tienili... Oddio. Stai bello alto, cambia i piedi. Ok. Vedi come si smerda. Sembra facile farla grave. Tutti quelli che vanno a fare. Occhio a non sbilanciarti verso l'interno della curva. E la gamba esterna direi di piegarla. Sì. Esterna alla curva. Buono. Bravo. Va bene, bravissimo. Corso in montagnetta. Però si buona solo quella verso. Non aprire il ginocchio interno. Cosa vuoi di più dalla vita?